Enrico Cantù, agente generale dell'agenzia di Saronno San Giuseppe. Ciao Enrico. Enrico. Ciao, 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 ciao Davide, ciao Gabriele, Ciao ciao carissimo. Massimo. Allora, più Enrico. volte abbiamo, no, ci siamo trovati io e te a parlare su quello che è una realtà, tra l'altro, che tu hai preso da poco tempo e l'hai fatta decollare alla massima velocità come quella di Saronno. Non fare il finto modesto, dai, i risultati sono risultati veramente, veramente eccellenti. Abbiamo parlato proprio sul ruolo, no, dell'agente imprenditore, di come non dobbiamo solamente dire siamo agenti imprenditori, ma dobbiamo proprio incarnarlo pienamente. Dato che oggi ci rivolgiamo a una platea diversa, no? Abbiamo una platea di persone della direzione generale, abbiamo una platea di nostri colleghi, abbiamo la platea di tutta quanta la nostra rete commerciale, oltre poi ad avere il giusto eco nella stampa a partire da domani. In cosa l'agente generale, agente imprenditore dell'agenzia impresa con rete strutturata fa la differenza con la propria rete? Parentesi, non facevo il finto modesto, ma 2 ore fa ho finito di dire che abbiamo tante cose da fare. Sono bravissimi i miei ragazzi, ma ne abbiamo ancora di cose da fare. Stiamo finendo un attimo le fondamenta, delle buone basi le ho trovate e stiamo costruendo ancora. Per rispondere alla tua domanda, Davide, volevo partire dalla definizione di imprenditore. L'imprenditore è colui che guida le attività in azienda, ne migliora i processi, fa progetti per mettere nelle migliori condizioni di lavoro i propri collaboratori. Ecco, un'agenzia impresa, quindi un'agenzia strutturata, ci sono tante cose da fare e ognuno può trovare il proprio spazio e il proprio ruolo nel quale esprimere le proprie caratteristiche personali, le proprie capacità e i propri talenti. Il compito dell'imprenditore, che rappresenta anche la sfida più appassionante per quanto mi riguarda, è proprio quello di creare dei professionisti, individuando o creando il ruolo giusto per ognuno, secondo uno spirito di meritocrazia e personalizzazione. Una persona che viene a lavorare in un'agenzia impresa ha il rapporto diretto con la proprietà, con l'imprenditore. Se un professionista ha un progetto e può essere utile all'azienda, noi investiamo e lo realizziamo su misura. Io, ad esempio, come tanti miei colleghi, ma anche quelli che ho sentito oggi, ma tutti gli altri che ci stanno ascoltando, nella mia azienda ho creato diversi ruoli e specializzazioni ed ognuna di loro contribuisce al successo dell'impresa, sia per gli amministrativi che per i commerciali. Ho una responsabile marketing, ho un responsabile commerciale, gli specialisti auto, responsabile della formazione, uno per la selezione, i vari affiancatori, fino ai subagenti con sede, che sono dei piccoli imprenditori a loro volta. Chi oggi può permettersi di aprire un'attività? Beh, chi lavora in una delle agenzie imprese può avere una propria attività. Ogni ruolo è importante, Davide. Pensiamo a un'azienda come la Ferrari, ad esempio. L'operaio che produce il bullone è importante tanto quanto il pilota. E proprio come in una grande squadra, se ognuno è nel ruolo giusto e dà il massimo, la squadra è sicuramente più forte e può ambire a vincere di più. Ad ognuno nel proprio ruolo, l'agente imprenditore dà massima fiducia, come la compagnia fa con noi, d'altronde. È una grande responsabilità perché ogni persona è responsabile della propria attività, del proprio lavoro. Il consulente è responsabile prima di tutto dei clienti e in genere della propria attività, perché oggi col digitale assume un rischio in tutta autonomia, grazie all'innovazione della nostra compagnia. E allo stesso modo l'impiegato, ogni mansione ha la propria responsabilità. Concludendo, Davide, quello che può garantire oggi un agente imprenditore sono le opportunità. Le opportunità per noi di dare a ogni persona il ruolo giusto. E per chi entra in una delle 245 agenzie impresa di Generali Italia, di trovarlo e potersi realizzare fino a diventare agente generale. Io, come tanti altri miei colleghi, ne sono alla prova. Ottimo, ottimo, veramente ci hai dato un excursus molto preciso e puntuale. Marco, cosa vogliamo domandare al nostro Enrico? Ha Guarda, tirato intanto fuori tanti temi, no? sì, è un piacere fare questa Andare a domanda a Enrico stuzzicare la tua perché, curiosità. sì, guarda, me l'ha stuzzicata perché Enrico, io gli riconosco un po' quelle caratteristiche di un imprenditore, di un manager che sta un po' sui carboni ardenti, come deve essere, no? Che non sa settare un po' l'asticella sempre un po' più in alto, perché quello vuol dire avere la giusta ambizione, il fatto di darsi traguardi sempre che sono una sfida.
ma anche poi anche la creatività, quindi quel colpo di genio che poi gli fa mettere in piedi cose anche coraggiose e su cui poi ci crede e dà quella leadership ispirazionale che un leader moderno deve avere. Allora, io sono curioso, tu hai fatto tante innovazioni, anche nel tuo comparto amministrativo. Forse, se ricordo bene, hai innovato anche lì con, prima che ci arrivasse il mercato, con il tema dello smart working, ma soprattutto hai anche cambiato l'organizzazione del front office. E allora volevo sapere un po' tutto questo. Sì, Marco, mi tocchi su un tema. Allora, la premessa è che io ti rispondo alla tua domanda e anche in questo caso emergerà quello che Davide dice dall'inizio, no? La nostra, cioè l'unicità delle nostre agenzie e imprese. Possiamo avere ruoli con lo stesso nome, ma interpretati in modo diverso in base alla vision dell'imprenditore. Noi siamo parte di un'associazione, Anagina, no? Come lo sono ad esempio gli industriali con Confindustria. Anagina ci garantisce sostegno, ci permette un confronto quotidiano e ognuno di noi poi svolge, in base a quello che vede dai propri colleghi, nella propria agenzia, nel modello imprenditoriale a cui crede e si ispira. Premesso questo, per quanto mi riguarda, il front office è un ruolo che non esiste, per come normalmente inteso, sia chiaro. Io nel febbraio 2017, quando sono arrivato a Saronno, ho trovato 8 consulenti e 13 impiegati. A Gallarate ce n'erano 5 di consulenti e 7 impiegati, quindi pensate allo sbilanciamento dov'era. Nonostante questo, io ho previsto fin da subito che il cliente venisse accolto e supportato dai consulenti, che sono formati proprio per fornire ai clienti la migliore consulenza. In tutte le mie sedi sono stati quindi eliminati i banconi, i computer non esistono più, i clienti vengono accolti su appuntamento dai consulenti che li hanno in gestione. Le impiegate non parlano con i clienti da me, svolgono un'attività importantissima di back office, di controllo e di supporto alla rete. Oltre l'80% delle nostre consulenze, d'altronde, viene svolta a distanza oggi, ma nelle nostre sedi soprattutto, dove i clienti vengono volentieri, trovando un ambiente sicuro e professionale, quello che diceva anche Mauro poco fa. Noi siamo generali e chi entra da noi deve vedere la differenza tra noi e il resto del mondo. Questo è quello che credo io. Sottoscriviamo. Grazie Enrico, veramente. Tra l'altro mi preme specificare che paradossalmente, nonostante sia un'agenzia del nord, oltre a risultati brillanti nel Vita e nel Danni, Enrico ha raggiunto degli ottimi risultati anche nell'auto con questo sistema di accoglienza andato dato e delegato a tutti quanti i consulenti. Quindi veramente alcune volte dobbiamo uscire da stereotipi. Si può fare bene, si può fare bene dappertutto e in tutte quante le parti d'Italia. Basta essere organizzati e basta volerlo. Chiudiamo con il quarto.